Fabrizio. Ciao Graziana. Dimmi come stai con il tuo nuovo sorriso. Benissimo. La prima cosa che hai fatto con il tuo nuovo sorriso? Cioè, ma mi sono guardato. Ti sei guardato? E mi sono fatto guardare. E ti sei piaciuto? Sì. Finalmente. Finalmente, sì, brava. Molti anni di sofferenza. Sì. Questa bocca che si era rovinata. Esatto. Nella parte superiore avevi i denti che vacillavano. Esatto. E ti dolevano. Nella parte inferiore hai i centrali da canino a canino tuoi. Esatto. E poi non avevi niente. Niente. Quindi i grandi molari di masticazione non esistevano. Sopra niente. Non mangiavi più? Poco. Ti guardavi allo specchio e che dicevi? Eh? Ti guardavi e cosa dicevi? Dicevo, dell'ora che vado a farmi rifare questa bocca. E dopo varie vicissitudini anche private, esatto. E hai dovuto spendere il tuo tempo per altre persone a teccare, esatto. Finalmente hai detto, adesso tocca a me. Esatto. Alla Iris, a Prato, dove siamo oggi. Che hanno fatto un buon lavoro, devo dire. Penso di sì. Stai sorridendo. A me non lo vedo, me lo dicono tutti. Hai fatto quattro impianti nella parte superiore. Esatto. E quindi hai la tua protesi fissa. Sopra. Sotto, dove mancavano i grandi molari, hai messo... Un apparecchino. Esatto. Appoggiato ai tuoi denti, però non ti manca più un solo... Denti adesso? No. Come stai? Bene. Mangi? Sì. Ora ho finito adesso, un po' gradualmente, piano, ricomincio a prendere un po' di confidenza con mangiare, ecco. Certo. Un tempo non mangiavi quasi più? No, pochissimo. Eri disperato, mi hai detto prima nella nostra chiacchierata, Non sorridevi? Non avevo più... Effettivamente ero... Mi vergognavo perfino ad aprire bocca. Mia moglie mi diceva sempre che io sorridevo con la bocca stretta, perché ero naturalmente imbarazzato. Esatto. Allora, viva i sorrisi! Com'è stato il dottor Cesare che ti ha operato? Dove sei stato operato? Ma qui. Qui a Prato. Io e il dottor Cesare, a dire la verità, ci ho parlato un secondo, perché poi mi sono addormentato e mi sono ritrovato dopo tre ore con tutto... Già fatto. Tutto. Hai fatto una sedazione. Ho fatto un'anestesia. Anestesia, per cui addormentato dolcemente. Sì. E poi quando eri svegliato avevi tutto. Davvero. Avevi gli impianti, avevi i tuoi denti. No, avevo... Un provvisorio. Uno provvisorio. Sei stato qualche tempo... Sotto miei. Però sopra c'avevo... Un provvisorio. Questo provvisorio, esatto. Sui quattro impianti inseriti. Sì. Insomma, raccontami com'è cambiata la tua vita. Ma in meglio sicuramente. A parte tutti i problemi che ho. Però almeno per questa cosa qui sto molto meglio. Allora, i problemi che hai sono problemi di natura personale, personale per la tua famiglia. Brava. E noi ti facciamo tanti cari auguri. Grazie, grazie. Però per la tua bocca io ti faccio i complimenti invece. Sì, perché hai un bel sorriso, il lavoro d'equipe è importante. Sì. Il dottor Cesare, il chirurgo, mette gli impianti perfettamente. Qui c'è un personale medico che prosegue il lavoro. E le ragazze, il paramedico? Eccezionali. Quindi l'accoglienza è stata ottima qui a Prato. È stata buona l'accoglienza. Porca miseria. Lo rifaresti? Sì. Non potrei ora stare come ero prima. Hai speso molto? Ma senti, io per quello che penso io ho speso il giusto. Anche qualcosina meno che in qualche altra parte. Ma hai speso volentieri? Certo, non me ne pento per niente. Quindi sei soddisfatto? Sì, molto. Tanti auguri. Grazie. Ciao Fabrizio. Ciao Graziana.